Controllo dei movimenti porta anche al controllo psichico. È caratteristico da movimenti comuni. Com'è, beccane uno centrale e segui quello. Che imitano le funzioni del palco. È quel palco che prende la preda. Là e là. Paolo è uno specialista di queste tecniche di calcio e ha eseguito. Riccardo Zappatore, anch'egli istruttore, e Marco Campobasso, direttore tecnico della scuola di Brindisi. Ecco, l'esercizio è caratteristico nelle sue movenze morbide, la morbidezza per muovere l'energia interna. Nelle tecniche con le armi, i grandi maestri del passato dicono che in una prima forma di apprendimento è l'uomo che muove l'arma. Cioè, tutti questi movimenti lenti stanno ad indicare lo stimolo, la sollecitazione a muovere l'energia interna. Energia che sprigiona dagli organi interni, che si mantiene specifiche dell'uomo con l'arma, quando l'arma gira intorno al corpo, sta a indicare una difesa in tutte le parti del corpo. L'uomo non colpisce, ma difende la sua energia. Esercizio eseguito con estrema abilità dai 5 istruttori, ma nel tempo il metodo del maneggio è risultato molto efficace in tecniche di difesa. Anche nei vecchi film di Kung Fu si vedono sempre i monaci di Shaolin che camminano avendo i bastoni, perché ogni colpo è misurato. Ogni colpo è molto preciso. Tui Tai Chi Tao è come dire la sciabola con la movenza del Tai Chi che si oppone all'altra sciabola con la movenza del Tai Chi. La delicatezza di questo esercizio dimostra oculo manuale, cioè la mano disponibile e abile ad eseguire quella che lo sguardo indica nella successione dei gesti. Certezza denota la loro padronanza. Nell'eseguire con il rispetto massimo per l'altro avversario, bravissimo. Il quale dimostrerà il bastone di Shaolin nella terra che Ken si sta difendendo contro più avversari che ha intorno, ma solamente creandogli delle barriere. Ecco la filosofia dello Shaolin. Il difendersi, ma non offendere. Questa era la base della. Ken sta dimostrando le evoluzioni di questo esercizio, dove occorre
una grande abilità nel controllo dell'attrezzo per poter domare l'arma e renderla al servizio dell'uomo. Molto bene, senza ferirsi. Alessandro sta eseguendo una forma di Tikun Chuan dello Shaolin. Si dice che uno Shaolin non ha bisogno delle materassine per cadere. Il soggetto utilizza tecniche di immobilizzazione senza ledere l'incolumità della persona che porta l'attacco. Perciò tecniche estremamente efficaci nel controllo della persona, ma che appena lasciato non lasciano nessun segno. Le tecniche di Cina nello Shaolin fondamentali sono 108 di numero, poi cominciano le varie varianti. I numeri per i cinesi erano magici, perciò il 108 rappresentava la collana delle perle che il Dio Buddha ha sul capo. Varie tecniche di attacco. Antonino e Fedele vengono dal Piemonte. Ivan viene dall'Inghilterra. Vengono dalla Lombardia. Le tecniche stanno a dimostrare un'alternanza delle due polarità che per i cinesi governano l'universo, lo yin e lo yang. Con le movenze della tigre, l'afferrare, lo schivare, il rannicchiarsi e l'espandere. Giovani, un grande riflesso, un grande tempismo. Il controllo che a lungo andare va a incidere anche la sciabola nelle tecniche di Shaolin. Allo spirito della tigre, in realtà il modello dei grandi maestri del passato. Ecco che l'arma gira con estrema velocità proprio per la difesa. E conclude. Ecco che con questa tecnica si invita la mente a far circolare il chi, energia che prima circola negli arti superiori, viene immagazzinata nel centro dell'addome e attraverso le tecniche che seguiranno lungo tutta la superficie corporea. I movimenti sono lenti.